E buongiorno a tutti da Luke. Oggi siamo qui per provare la Guzzi Griso che vedete alle mie spalle. Questa moto del 2009, motore 1200 centimetri cubici, 110 cavalli, che oggi andremo a provare, la naked della Moto Guzzi appunto, e andremo a vedere come si comporta su strada. Quindi seguitemi. No, Doro, ti dai, hai ragione, scusa, perdonami, non essere gelosa, dai, sono andato solo a fare un giro, è stata una cosa veloce. Bene, eccoci dunque in sella alla Guzzi Griso, questo modello, come dicevo, un modello del 2009, 1200 centimetri cubici di cilindrata, 110 cavalli, una moto dalla tipica linea Guzzi con appunto il 1200 montato sotto che andiamo a provare per le strade intorno a Roma Sud. Iniziamo dalla posizione in sella che tutto sommato è una posizione abbastanza comoda, una posizione da touring sostanzialmente, con una naked tour, quindi non è troppo caricata in avanti. Le braccia sono abbastanza comode, ovviamente per un pilota quantomeno della mia altezza, quindi 183 centimetri. Ah, guardate che bella questa! Che affarese! La posizione delle gambe è abbastanza raccolta, quindi le ginocchia formano un angolo abbastanza acuto, però tutto sommato è una posizione abbastanza comoda. Percorrendo adesso l'Ardeatina in direzione fuori Roma per arrivare poi dalle parti del Divino Amore e fare alcune delle stradine interne in quella zona che non dovrebbero essere troppo trafficate a quest'ora e dovrebbero permetterci di verificare il comportamento della Griso anche appunto con qualche curva. Il sound è un bel sound, devo dire, a bassi regimi è quasi trattoristico, quindi senti il motore che proprio lavora per poi allungarsi in alto. È una moto che mi sembra buono tenere sopra i 3000 giri quando si guida, per tenerla sempre pronta e reattiva. Lo scarico mi piace molto, è molto bello come è fatto. Vedete, la ripresa è buona, motore comunque eroga 110 cavalli come detto e si sentono. Pezzetto di strada libera, la tiriamo. L'impostazione di questo modello è un'impostazione molto caricata sulle sospensioni che sono state particolarmente irrigidite e monta le Pirelli Supercorsa, quindi degli pneumatici indubbiamente estremamente corsaioli che devono entrare bene in temperatura, però devo dire che è una moto che si lascia guidare abbastanza bene una volta presa confidenza e
è importante condurla all'interno della curva con decisione, quindi non lasciare che sia lei a condurre l'arco della curva. Watch you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. Ecco, una considerazione che mi sento di fare è sull'impianto frenante, che potrebbe essere decisamente più potente di quello che trovo su questa moto. Quindi la frenata va comunque aiutata col freno motore, che è ben presente, quindi va utilizzato per rallentare la moto, insieme per fare curva. In effetti, quando vai a cercare la staccata è necessario fare una buona pressione sulla leva, e comunque la frenata arriva in maniera diciamo non decisissima, quindi bisogna saper dosare correttamente sia la forza che i tempi di frenata, insomma. Per le considerazioni finali, devo dire che è una moto divertente da portare, una moto anche abbastanza comoda tutto considerato, protezione aerodinamica che potrebbe essere sufficiente. Le sospensioni sono tarate in maniera molto rigida, accoppiate a un pneumatico estremamente sportivo, la rende una moto che comunque va gestita in curva, quindi va accompagnata a fare la curva in maniera decisa. Dall'altra parte è un motore estremamente divertente da guidare, che comunque va tenuto sopra i 3000 giri per poterne godere in pieno. Il sound è decisamente molto buono, quindi mi è piaciuto il sound, la gestione del motore e la posizione di guida. Cosa non mi è piaciuto tanto? Soprattutto l'impianto frenante, che dovrebbe essere rivisto per garantire una frenata più decisa e una staccata più decisa, vista anche l'impostazione sportiva del mezzo. Se siete già iscritti al canale, iscrivetevi, mettete un like e attivate la campanellina per vedere nuovi video, perché almeno sono tutte le settimane. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti da Luke Mollet. Ciao.